Riapriamo il nostro approfondimento sul turismo in Friuli Venezia Giulia, tiriamo le somme in Buongiorno Regione della campagna TGR in Tour in collaborazione con il Touring Club Italiano. Anche la musica muove i numeri del turismo, come fa ad esempio Udine & Jazz, che si apre questa sera alle 21 con un concerto a Cervignano in Piazza Indipendenza o al Teatro Pasolini in caso di maltempo. Il programma è ricchissimo, si snoderà fino al 13 luglio, appuntamento finale col grande Tochigno tra l'altro. Rita Micoli ha chiesto al direttore artistico di illustrarci questa 27esima edizione del festival. Vediamo. Un festival che si connota per essere molto legato alla musica etnica, alle varie etnie del mondo che influenzano moltissimo la musica moderna e il jazz, ma non solo. E quindi avremo modo di ascoltare musicisti che vengono da, veramente da ogni parte del mondo con la loro cultura musicale, assieme, ci tengo a dirlo, anche a ottime produzioni della nostra regione, della nostra terra, che si alterneranno su vari palchi, in vari ambiti. Partiremo da Cervignano, poi andremo a Tricesimo sabato e poi dal 4 fino al 13 saremo a Udine. Possiamo fare ancora qualche nome a parte il grande Tochigno? Sì, avremo Musica Nuda, il duo straordinario, avremo Anzovino Roy Paci con un nuovo progetto su Mohamed Ali, avremo Mulatu Astat, che è un musicista che viene dall'Etiopia apposta per Udine Jazz, e avremo Bombino, avremo veramente degli artisti importanti. Molte novità anche nella logistica e un concerto particolare alla caserma Cavarzerani, che ospita centinaia di richiedenti asilo. Perché questa scelta? Beh, perché il jazz e la musica in generale sono uno strumento di vicinanza, di incontro fra i popoli, fra le genti. Abbiamo pensato di usare questo strumento proprio per dare anche un segno di accoglienza a questa povera gente che qui non sta certo in vacanza, e quindi abbiamo pensato di dare un'occasione di incontro, e abbiamo anche molta gente che sta proprio già chiedendo di partecipare, un segnale di apertura, di vicinanza verso questa comunità. Udine Jazz, come altri festival in regione, richiama sempre più appassionati anche da fuori dai confini della nostra regione, anche da molto lontano, una nuova forma di turismo? Direi proprio di sì. Il turismo di oggi, il turismo moderno, culturale, ambientale, cerca di abbinare alla visita dei vari luoghi appunto anche occasioni per ascoltare concerti, assistere a spettacoli. Nel nostro caso posso farvi l'esempio che proprio per il concerto di Mulatu Astat, che l'artista etiope che suonerà qui da noi, abbiamo avuto prenotazione addirittura dal Messico, cioè c'è gente che si prende l'aereo per venire a sentire un concerto di Udine Jazz. Non è la prima volta ed è sempre più una nuova tradizione del nuovo turismo culturale.